Boris Razon, con il suo Palladium, il vincitore dell'iniziativa La Lista Goncourt, la scelta dell'Italia. Un progetto immaginato dall'Istituto Francese d'Italia e realizzato in associazione con l'Accademia Goncourt e il Salone del Libro di Roma Più Libri Più Liberi. Una giuria composta da 60 liceali di sezione bilingue e ESABAC ha scelto il vincitore tra le 15 opere della prima selezione del premio Goncourt, un modo nuovo di promuovere la letteratura contemporanea di lingua francese in Italia, in attesa del prossimo Festival della Narrativa Francese. Mi fa molto piacere. È realmente un grande piacere di sapere che gli studenti hanno scelto il mio libro. È un gran piacere. Presenti all'evento Tullio De Mauro, presidente del Premio Strega, e l'ambasciatore di Francia in Italia, Alain Leroy. Il Premio Goncourt per i giovani è fondato sulla speranza che questo serva a favorire e a rafforzare l'abitudine alla lettura, alla discussione di libri, all'interesse per i libri e i romanzi nelle generazioni giovani. La speranza è che ci sia già questo interesse e che si rafforzi. Un scelto che dimostra un interesse grandissimo dei licei italiani per la formula dell'ESABAC, dove si può fare allo stesso tempo l'esame di Stato italiano e l'esame di Stato francese, e anche per la letteratura francese. È molto lieto di essere in questo salone Più Libri, Più Liberi. Penso che è un'iniziativa bellissima. Sulle libri e la letteratura. Et puis pour faire ce...